Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Io vorrei sapere che cazzo vuoi dalla mia vita. Siamo tornati con un nuovo episodio super stratosferico della carriera. Questa volta spero che vada tutto bene, perché l'episodio della settimana scorsa non è andato proprio alla perfezione. Iniziamo a essere nei momenti più clou, nei momenti più caldi, nei momenti più delicati. Anche perché comunque FIFA 16 sta veramente morendo. Siamo quasi alla fine e io voglio finire questa stagione. E la voglio finire alzando l'Europa League. Però non è un episodio della carriera che si rispetti se non salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai miei social network e tutti i canali di Brailles. Iscrivetevi dovunque. L'ultimo like su Instagram è di uno e uno solo di voi, ed è Lu underscore Dal. Ciao Luigi Dalfino, grazie per avermi messo mi piace alla mia ultima foto. E devo dire la verità, prima avevo letto Delfino. Hi guys, sono Furish e bentornati in un nuovo video. Bene ragazzi, come avevo detto nell'ultimo episodio, voglio simulare la partita con il Bari, perché relativamente mi interessa molto poco, per concentrarci prevalentemente sulla doppia sfida andata e ritorno contro la Lazio, che tra l'altro la mia bestia nera sarà difficilissimo. Io spero comunque di portare a casa 3 punti in casa contro il Bari. In casa, casa, casa. Simuliamola, 3-1, abbiamo vinto. Dybala, Cuadrado, Yezero, Rodriguez, va benissimo. Sì, lo so anch'io che ho bisogno di tornare al gol. C'è di mezzo anche la partita con l'Empoli, simuliamo pure questa perché voglio davvero giocare l'Europa League. Tanto lo sappiamo, il campionato ormai è andato all'Inter. Però se vinciamo oggi l'Inter perde, potrebbe quasi aprirsi uno scenario interessante. Vediamo, 1-0, Paolo Dybala come al solito. Higuaín però non segna mai, neanche nella simulazione. E finalmente il momento che tutti stavamo aspettando è arrivato: la Lazio in Europa League. Ho paura perché davvero con la Lazio non vinco mai. Però la squadra è pronta. Ho scelto gli 11 titolari, l'11 che andrà in campo. Sempre i nostri 11 eroi. Comunir pronto ad entrare. Ci siamo, partiamo. E vamos. Higuaín, fammi vedere che sei in forma per questa partita. Oddio, è morto. Sì, Pipita, è in anticipo. Tipo il tiro, il gol di Higuaín. Ragazzi, io non ho ancora toccato il pallone. E prendere il possesso palla da Onazzi mi sta altamente sulle balle. Con Onazzi, la tiene lui, Onazzi la mette dietro. A rimorchio, Cuadrado. L'abbiamo toccato, il primo pallone è questo qui. Allora partiamo in ripartenza, va. Bella pallina subito. Questa Lazio gioca veramente benissimo. Felipe Anderson, nella sua posizione, mette il cross. Oddio, lo trova Onazzi fuori. Ragazzi, perché Onazzi è così forte? Oddio, Felipe, la stoppa. Buona posizione, tira Felipe Scuffetti. Higuaín, la stop di Higuaín. Dentro, per Dybala, ok. Possiamo ripartire noi, possiamo ripartire noi. Dentro per Ferrando, che è da solo. Ha una prateria Fernando, ci sono, basta che lo mura. E allora arriva Higuaín, ancora Higuaín. La tiene lui, il Pipita, sempre lui. Si appoggia a Bellerin, dentro per Fernando, che si gira, prova il tiro. Bellerin, ancora lì. William Carvalho alla Lazio, non so cosa ci faccia. Il cross, attenzione, la palla, Parolo. Il tiro. Cosa aveva fatto Parolo? Era una gran palla. Io vorrei capire perché la Lazio è così tanto forte. L'hanno fatta la più forte della Serie A. Bellerin vede il movimento di Higuaín, lo serve, Higuaín non ci arriva. Dybala deve partire da qua. Dybala intercettato, ragazzi. La Lazio non mi lascia giocare un pallone che sia uno. Felipe Anderson, ancora lui, entra in area. Felipe Anderson, la serpentina Scuffetti la tiene di grazie. Breve degli avversari per tutti i 45 minuti. Cambiamo Higuaín e Dybala, come al solito, vediamo. Fernando, verticalizzazione per Higuaín, di prima, vada Dybala, Dybala, adesso può concentrarsi. Dybala, Fernando, Fernando in posizione del trequartista. Dentro per Dybala, una bella palla, non ci arriva però Higuaín. Higuaín, vede ancora, Dybala tra le linee. Dybala, Dybala, si butta dentro il Pipita, la prende Pipita, e lì Pipita non ci arriva. Attenzione, Yesé con un fallo probabilmente, invece no, fa continuare Yesé, ci porta in vantaggio. Non gli ha dato il fallo e facciamo gol al primo tiro vero e proprio, la prima occasione che abbiamo noi. Ma ragazzi, è un fallo incredibile, abbiamo rubato tantissimo. Cade per terra al 39 della Lazio, Yesé la prende, arriva davanti a Marchetti, tira, fa gol, ci porta sul 1-0. Iniziamo a sognare con una rubata clamorosa. Capitano, capitano mio, capitano. Attenzione, c'è Dybala, possiamo ricominciare. Dentro per Dybala, Dybala, può arrivarci lui, Dybala, ci vuole arrivare lui. Attenzione, c'è Higuaín, Higuaín. Dentro per Dybala, attenzione, Dybala vede il taglio di Simone Padoin che si è proposto. Padoin prova il cross, Padoin per Dybala che non ci arriva. Attenzione, entrano loro, attenzione, la palla è dentro. Ancora una volta Padoin, Dybala con la testa a cercare Higuaín, che adesso l'ombo è avanzato, vuole allargare, invece prende il fallo. Invece no, non fischia niente, è molto all'inglese questo arbitro. Dybala dentro per Yesé, Yesé vuole andare lui, vuole allungare Yesé. Sempre Yesé, Subasta è l'uomo più in forma del momento. E Yesé Rodriguez è il nostro capitano, la mette dietro, c'è Higuaín, la mette per Fernando!
E c'è il 2-0 e esplode di gioia il Varassi, Fernando, Higuaín, ma ancora una volta Chiesa Rodriguez, il nostro uomo in più, una bestia, non si contiene. Dopo un primo tempo orrendo da parte della Samp, 2-0 sulla Lazio in Europa League, e ci crediamo, vogliamo la coppa. Attenzione, bella palla dentro, ma Yevdai è attento. Higuaín si gira, va da Fernando, sempre Higuaín Fernando, un asse incredibile dentro per Cuadrado, che può spingere a una prateria. Cuadrado, Cuadrado, ancora lui, Cuadrado, arriva sul fondo, la mette dietro per Dybala, va da Higuaín, Higuaín, ma cosa sbaglia il Pipita, ma cosa sbaglia il Pipita. Calcio d'angolo, Dybala dalla bandierina, la mette per Gnoguri, che vuole tirare in qualche modo. Gnoguri, ancora lui, Gnoguri, verticalizza, attenzione a cercare Munir, appena entrato Munir, è in zona tiro, Munir prova, va sul fondo Dujan Basta, dentro una bellissima palla per Filip Georgevic. Basta, ancora Georgevic, l'1-2, ancora lui, dentro, a cercare Carvaio, uno degli uomini più pericolosi, la mette, bellissima! Una giocata incredibile, l'ho rovesciata di Parolo fuori di po'. Attenzione, c'è Candreva, allarga il gioco per Felipe Anderson, la mette dietro il tiro, ma scuffetta, è un muro! Team Yevdai, può andare, Yevdai, ancora lui, Yevdai, vuole la palla, lì per Gnoguri, che prende il fallo, respiriamo, molto bene. Dybala quasi in scivolata, vuole rompere le caviglie, rubargli il pallone, così lo fa Odegaard, e lancia dentro, Munir in profondità, Munir, perché ti sei fermato? Perché ti sei fermato, Munir? Finisce qui, ragazzi, 2-0 l'andata contro la Lazio, 2-0 in casa, non abbiamo preso gol, può essere solo un segnale positivo. A me dispiace simularla anche contro il Cagliari, ragazzi, però insomma siamo abbastanza stretti con i tempi perché FIFA 17 sta uscendo e la carriera non è finita. Bari, Empoli e Cagliari sono partite non di cartello e quindi magari vi annoiereste anche voi. L'unica cosa, spero che non si faccia male, Bellierini e Scuffetti, che sono gli unici due titolari che abbiamo messo su. 4-0, tempretta di Munir e Yese che entra. Poteva andare peggio sicuramente, ma chi lo fischia Sansone, poveretto. Questa è veramente la partita più importante dell'anno. Io lo so che lo dico tutte le volte, ma tutte le volte c'è un gradino da fare, uno scalino da percorrere. Vincendo o pareggiando questa partita, saremo proiettati direttamente nel paradiso. Non sono un conservatore, lo sapete, vado sempre all'attacco. Però questa volta è davvero importantissimo. Attenzione, Gnoguri vede che si è aperto Cuadrado sull'esterno. Prova a darglielo in velocità. Può andare sul fondo Cuadrado. Ha solo dello spazio Cuadrado per andare. Può fare tutto lui. Attenzione, c'è il Pipita rimorchio. Non ci arriva. Attenzione però, perché sbaglia tutto. Yese, il tiro di Yese. Di prima, ancora Cuadrado, dietro. Cosa succede fuori gioco? Con la testa, Yevdai la tiene lì, Yevdai ancora, molto elegante, palla al piede, Yevdai si ritrova nella tre quarti campo, vada Fernando, attenzione, Yevdai ha creato un'occasione incredibile, Yese sul fondo la mette per Dybala. Ci arriviamo ancora noi però con Bellerin, siamo molto 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 offensivi, Fernando dentro per Dybala, attenzione, Dybala si gira molto bene, e signor direttore, se non è fallo da rigore è forse da espulsione questo. Vediamo, vediamo di che colore è il cartellino. È rosso, basta, sotto la doccia, 2-0 l'andata, rigore e di superiorità numerica al 16° del primo tempo. La Lazio forse non è più la mia bestia nera, ma lo diremo alla fine della partita. Paolo Dybala, attenzione, Paolo Dybala, la vuole tirare, forte, Dybala, spacca la porta Dybala e poi non esulta neanche, inizia ad esultare, fai qualcosa Paolino, fai qualcosa Paolino, fai qualcosa Paolino. 1-0, 1-0, 1-0, con la testa la mettono fuori, attenzione, Vertonghen alla Lazio, la palla che è ancora lì, in qualche modo il tiro del difensore. Cuadrado con la testa, tienila lì, Nora, oh, oh, attenzione Cuadrado perché la dà agli avversari, per fortuna che Gnoguri ne sa uno in più del diavolo. Yese, ancora Yese, sempre Yese, sempre Yese, sempre Yese, sempre Yese, sempre, sempre, sempre Yese, fin troppo. Alla che finisce tra i piedi di Dybala, attenzione Dybala, è in zona tiro per lui il tiro, calcio d'angolo deviato per Ciccio Gnoguri di testa, oddio cosa hanno parato sulla linea. Attenzione Padoin che cosa capisce, e poi c'è Higuaín, attenzione Higuaín, vuole andare lui, vuole fare tutto lui da trequartista, Higuaín in area, il tiro di Higuaín ovviamente non la mette dentro, però ma cosa ha fatto? Dentro la palla, attenzione Georgevic con una magia, un numero Scuffet però era sulla traiettoria. Onazi, sempre lui Onazi, ragazzi, Onazi è veramente forte, per il prossimo anno segnatevelo che lo voglio comprare. Candreva, attenzione, la mette dentro Onazi, proprio lui, incredibile Georgevic, Scuffet, Scuffet! Cataldi, Higuaín lo insegue, così Higuaín informissimo in questa partita. Gli è mancato davvero solo il gol, che poteva arrivare nella sua azione solitaria, ma può arrivare anche adesso, perché Fernando lo serve ottimamente. Higuaín con il fisico sta su, fa spallate, Higuaín si gira col piede perno. Candreva, Candreva, sempre Candreva, Candreva va sul fondo, Candreva la mette molto bene, Georgevic trova il pari da Lazio. 3-1 ragazzi, Scuffet è stato battuto ogni tanto. Munir, attenzione, Munir può accelerare con la sua solita percussione, palla al piede, Munir il fenomeno, Munir il fenomeno,
e sempre munire il fenomeno. Dov'è Higuain? Dov'è Higuain? La voglio dare a Higuain. La voglio dare a Higuain. In qualche modo Dybala però è sbagliato il passaggio. Attenzione perché c'è Duncan, anche la recupera molto bene. La mette per Dybala, la mette per Dybala. Poi voglio andare da Higuain. Dov'è Higuain? Perché si nasconde? Eccolo qui, Higuain. Prova la finta di tiro. Higuain, va via Higuain. Perché adesso diventa difficile con anche Vertonghen che fa il centravanti. Vertonghen, Vertonghen la mette. Attenzione, no, deviata in questo modo, no. La porta è vuota. Vertonghen il tiro. 2-1, che vuol dire 3-2 per noi, all'86esimo. Ragazzi, vi bisogna difendere adesso. Perché faccio il coglione che voglio far gol a Higuain quando posso chiuderla definitivamente? Yese Rodriguez, vai Yese, vai sul fondo Yese. Tienila te Yese, e poi mettila dentro per Duncan. Dybala, è lì! Ho sentito tremare la traversa. È il 90esimo, ragazzi, dobbiamo tenere botta. Higuain, Higuain, non la tiene Higuain. Sì ragazzi, è finita 3-2. Ho temuto il peggio, mi sono veramente preoccupato sul gol di Vertonghen. Dovremmo essere in semifinale d'Europa League. Ragazzi, c'è il Porto. C'è il Porto che ha eliminato la Roma nella realtà quest'anno e noi dobbiamo eliminarlo nella semifinale di Europa League. Non sarà facile col Porto. Ragazzi, però c'è anche il derby della Lanterna, ma in questo episodio non me la sento di giocarlo. Direi di fare Genoa e Porto con la simulazione del Verona nel prossimo episodio. E in quello dopo Porto-Napoli e poi vediamo cosa c'è. La simulazione Cludinese e magari il Milan. Certo che poi dovrebbe esserci anche la finale da qualche parte, volendo. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. E ci vediamo in un prossimo video, credo molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.